Fallo laterale per la squadra allenata da Mihajlovic, con il pallone che finisce in avanti nella zona di Eder, che lotta, riesce a crossare dentro per la conclusione mancata, ma poi Eto'o va al tiro e c'è il salvataggio proprio davanti alla porta difesa da Neto, il giocatore della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, che di testa ha mandato il pallone in calcio d'angolo. Il servizio per Borja Valero, alza la testa, vede Diamanti di prima, l'1-2 con Salah, attenzione Gomez, prova a fare gioco di sponda ma viene chiuso dalla difesa della Samp, poi c'è un rimpallo che sta per favorire Diamanti, fuori, clamoroso Diamanti, solo davanti a Viviano, comunque è uscito a valanga Viviano, in qualche modo è riuscito a disturbare la conclusione del numero 18 della Fiorentina, che comunque insomma si è andato a cercare con molta caparbietà questa palla gol su un rimpallo in mezzo al portiere della Sampdoria, in mezzo a Regini, ha provato comunque a beffarli, c'era quasi riuscito perché di fatto è arrivato prima di entrambi ma non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Parte il corner della Fiorentina, battuto corto, ecco il cross, Gomez di testa, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, finisce sui piedi di Salah, l'egiziano all'indietro, la conclusione, palo clamoroso di Gonzalo Rodriguez, la conclusione con il piatto destro e il pallone che si è stampato sul palo. Mario Gomez chiama l'1-2 in area di rigore, adesso all'altezza del limite, Gonzalo Rodriguez va al cross, mischia in area di rigore, allontanano i giocatori della Samp proprio sotto misura, è mancato il colpo vincente su questa azione tra Gomez e Gonzalo Rodriguez, che poi è rimesso dentro, assolutamente provvidenziale l'intervento inscivolato in difensore della Samp, forse Silvestre, che è riuscito a allontanare la minaccia. Poi Diamanti, lato corto dell'area di rigore, controlla il pallone col destro, la conclusione, rete! Diamanti ha portato in vantaggio la Fiorentina con un destro improvviso a girare che è passato in mezzo alle gambe di parecchi giocatori della Sampdoria che non sono riusciti a deviarlo e alla fine è sbucato all'ultimo momento, Viviano non l'ha potuto, palla in rete e gol di Diamanti per il vantaggio, dobbiamo dirlo, l'abbiamo detto più volte nel corso di questa radiocronaca, meritato da parte della Fiorentina che finalmente riesce a sbloccare il punteggio al 16° minuto del secondo tempo. Fiorentina 1, Sampdoria 0, il gol di Diamanti. È un gol importante anche per Alessandro Diamanti, che da molto tempo non veniva schierato tra i titolari da Vincenzo Montella, oggi è tornato dal primo minuto ed è tornato subito al gol, questo per far vedere quanto è importante il giocatore arrivato e rientrato dalla Cina per la Fiorentina ma anche per l'Italia. Fondamentale il velo di Borja Valero, perché sul tiro di Diamanti Borja Valero si è abbassato, si trovava proprio in traiettoria, si è abbassato, si è piegato sulle ginocchia per far passare il pallone sopra la sua testa, e pallone che poi è finito in rete nell'angolino lontano. Io credo che proprio questo gesto di Borja Valero, che si è abbassato all'ultimo momento, può aver tratto in inganno Viviano, che si è tuffato in ritardo. Ci scusiamo naturalmente con gli ascoltatori, sentiamo però gli effetti. Giulio? Non c'è. Ci siamo, eccoci, ci siamo, attenzione, Salah, la conclusione, rete, Salah, raddoppio della Fiorentina, azione improvvisa in contropiede della squadra viola, Salah è entrato in area di rigore e ha battuto in uscita il portiere Viviano. Niente, sta cadendo molteplice e comunque è il 2-0 della Fiorentina, quindi la partita sta prendendo una piega ben decisa con Salah, l'egiziano che ha segnato, come stava raccontando Giulio Delfino, 2-0, Diamanti e Salah. Fiorentina che a questo punto, se dovesse così chiudere il risultato, andrebbe a 49 punti. Di nuovo sentiamo Giulio, ci senti tu? Ci siamo, non so se siamo collegati. Vai, sì, però vai e vieni, quindi a questo punto riprendo naturalmente a parlare. Io dicevo, la Fiorentina che se dovesse portare a casa questi tre punti supererebbe proprio la Sampdoria da 49 punti contro i 48 dei blucerchiati, e a questo punto sarebbe al quarto posto. Tutto questo con il Napoli, poi, che contemporaneamente naturalmente andrebbe fuori dalla zona europea, anche fuori dall'Europa League. Chiaramente mancano ancora 9 giornate al termine. Andiamo ancora a questa partita, ripeto il risultato della Fiorentina che sta battendo in casa al Franchi la Sampdoria per 2-0. Vediamo se questa è la volta buona, chissà. Ci proviamo Zauli, purtroppo non è la prima volta che abbiamo problemi da Firenze, evidentemente
c'è qualcosa veramente che non va nelle linee telefoniche proprio dal Franchi, perché è accaduto spesso da questo stadio. Chiediamo scusa ovviamente ai radioascoltatori, io non so Zauli cosa sia andato in onda sul 2-0. Mentre hai annunciato quindi siamo 2-0 qualche perfetto. Modo ok, allora, il 2-0 si è sentito, vai. Allora raccontiamola questa azione, completiamo il racconto di questo raddoppio della Fiorentina, meritato dobbiamo dirlo, l'abbiamo più volte detto che la Fiorentina stava attaccando molto di più rispetto alla Samp, aveva creato di più e ha meritato questo vantaggio che improvvisamente anche raddoppiato nella sua entità per questo 2-0 realizzato da Salah. Come Saramina? Sì, è stato letale, è partito in contropiede, è riuscito a bruciare tre giocatori della Sampdoria, Silvestre e Regini in particolare in velocità, e poi nulla ha potuto Viviano sul tiro dell'egiziano che è stato micidiale e letale. 2-0 meritato per la Fiorentina perché sta attaccando davvero su tutti i fronti. Sì, una bomba sotto al 7 quella di Salah dopo che ha chiamato un triangolo, se non vado errato, con Aquilani che gli ha dato il pallone finale, poi alla fine Salah è entrato in area di rigore scartando i due difensori della Sampdoria e mandando il pallone di potenza sotto al 7, quindi niente da fare per Viviano, battuto due volte in due minuti, e dunque la Fiorentina mette davvero al sicuro il punteggio, un improvviso 1-2 della squadra viola, che attenzione perché può partire il contropiede della Fiorentina con Salah che però scivola ma si rialza e riparte, ancora l'egiziano, affronta Regini, avanza Salah, lo scambio con Aquilani, la finta, Aquilani servito da Gomez, Aquilani, la conclusione parata da Viviano che salva la propria porta dal possibile 3-0 della Fiorentina, con Aquilani servito da Mario Gomez solo davanti a Viviano, gli ha sparato praticamente addosso. Finisce qui, la Fiorentina batte senza storie la Sampdoria, decidono due gol ravvicinati al 19° e al 21° del secondo tempo di Diamanti e di Salah per il sorpasso della Fiorentina che in un colpo solo scavalca il Napoli e la Sampdoria e si porta al quarto posto con un punto di vantaggio sui blucerchiati che, ripetiamo, hanno fatto poco per meritare il pareggio.